Monte Matese per la sesta edizione di Illuminarti. Un evento questo che coniuga arte, musica e cultura in un'unica grande serata. Una meraviglia, una vera e propria meraviglia. Questa è l'espressione che meglio descrive l'evento Illuminarti, giunto alla sua sesta edizione. Un percorso fra arte con le innumerevoli opere esposte grazie alla perfetta sinergia fra l'Associazione Culturale Biblos e il Comitato Festeggiamenti San Marcellino e con la collaborazione di associazioni, scuole e residenti. Fra gli oltre 40 eventi che, tra il calore delle luci suggestive, hanno acceso i riflettori su un centro storico dall'enorme interesse culturale, a dir poco meraviglioso. Riaperta inoltre, dopo molti anni, la chiesa di San Sebastiano, in tutta la sua maestosa bellezza. Gianfrancesco, un evento che quest'anno più che mai nasce per meravigliare. Sì, diciamo che tutti gli anni è nato. Un po' la tematica pregnante di quest'anno. Sì, ci siamo dati questo tema che è appunto la meraviglia. Dopo aver dedicato le edizioni precedenti alle volte a Gian Giacomo Egg, a Enrico Caruso, ad Aurora Sanseverino, questa volta ci siamo dati un tema, abbiamo scelto la meraviglia perché è assolutamente pertinente con quella che è la meraviglia del borgo di Piedimonte Matese nei suoi diversi quartieri. E tra le varie novità abbiamo anche un concorso fotografico, lo vogliamo svelare? C'è un concorso fotografico intitolato appunto Illuminarti la meraviglia ed è riservato a tutti i fotografi professionisti e non professionisti che questa sera intenderanno ovviamente partecipare. Molti hanno già inviato la loro mail di iscrizione, diciamo, al concorso, quindi le iscrizioni sono ancora... Siamo ancora, diciamo, in fase di lavori, esatto, di preparazione. Questo timing in corso. Verrà premiata la foto più in tema con il tema, cioè la meraviglia, però chiaramente all'interno del contesto Illuminarti. Il premio sarà un volo su Piedimonte da Capua, grazie a questa sinergia che si è creata con l'Aeroclub di Capua. Una manifestazione che, diciamolo, ha il suo successo, siamo insomma alla sesta edizione. Io ti feci questa domanda anche 2 anni fa, sono passati altri 2 anni, ma qual è il segreto? Non c'è nessun segreto, si fa molto affidamento sul volontariato, sulla passione dei cittadini che via via si sono affiancati, c'è un gruppo di giovani e giovanissimi che fortunatamente sostiene l'organizzazione. Non c'è un segreto, c'è semplicemente la voglia di dimostrare che non occorrono grandi finanziamenti da 20-30 mila euro per fare un evento così, basta darsi da fare, basta venirsi un po' incontro e ci sono anche molte professionalità che hanno deciso di realizzare questo sogno per mettere a regime ovviamente un evento dedicato alla città. Complimenti. Grazie. Gaetano, come ti sembra questa manifestazione? Ci sei già stato? No, in realtà non ci sono mai stato, è la prima volta che vengo, ma è stata casuale perché non sapevo neanche che ci fosse, ecco, questa manifestazione che mi stai dicendo. Siamo venuti a farci un giro e per caso abbiamo visto, diciamo, che era allestita appunto per festa, diciamo. Festa, esatto, sì. Però devo dire la verità, è carina, infatti noi ci fermavamo solitamente a Piazza Roma, questa è la prima volta che vengo qua, però non pensavo di trovare un po' di gente, insomma, pensavo che non ci fosse niente, ecco, dopo Piazza Roma. Allora, buona serata, Gaetano. Grazie, anche a voi. Sta maschera, dici ma verità. Parte questa pizza deliziosa, ma come sta andando la serata? Molto bene, grazie, molto carina, ben organizzata, ci sono tante cosine interessanti. Ha già guardato, insomma, qualche spettacolo in particolare che l'ha affascinata? In realtà no, non ci siamo fermati a vedere nessuno spettacolo, siamo arrivati da poco e abbiamo fatto una passeggiata per il centro. Va bene, allora buon appetito, a entrambe. Adesso che siamo anche in presenza del presidente, vogliamo dare che è a tuo fianco?
Vogliamo dare un motivo a tutti coloro che ci seguono per venire qui ad illuminarti? Ah, un motivo valido è che si respira ancora l'aria di una volta, l'ossigeno puro di una volta, anche se ci sono molti problemi, voglio dire. Bah, il resto è da scoprire. Arte, cultura, musica, c'è stato qualche spettacolo che ti ha colpito particolarmente? Sì, il più che mi ha colpito è stato i gruppi di quando io vivevo a Piedimonte, i gruppi musicali di quando io vivevo a Piedimonte, che hanno dato delle grandi soddisfazioni. E viva la scoperta e la riscoperta! Sicuramente è sempre una riscoperta. Ciao, un saluto a Caserta Sera. Buona serata, alla prossima. Ci vediamo a Piedimonte Matese. Piedimonte Matese è tutto, Mariangela Marotta e Valentina Monte per Caserta Sera.it.